Ah, è pure scomodo sto coso. E poi tra l'altro da solo, ci tengo a precisare questa cosa, avete letto il titolo, mi sono rotto il polso da solo. Appena vedrete il video riderete fino a domani. Bella ragazzi, bentornati qui sul mio canale con questo nuovo video un po' diverso dal solito. Io sono abituato a gesticolare, oggi gesticolerò con una mano sola. Mi sono rotto il polso, come, dove, quando e perché. Ah, il perché non lo so manco io, cioè non so come ho fatto. Però tra poco partirà una clip. Mi promettete che ridete poco? Perché, cioè, per rispetto. No, non è vero, ho riso pure io. Poi ho riso poco perché effettivamente mi faceva male il polso. Però prima di farvi vedere la clip voglio contestualizzare un po' il tutto. Allora, oggi che sto registrando il video è mercoledì 4 aprile. Tra l'altro mancano 3 giorni a Romix e guardate come sto. Ma tralasciando questo, voi vedrete il video domani, quindi il 5, a meno un giorno da Romix, quindi ok, oggi ne mancano 2, effettivamente fede la matematica, sempre peggio, eh. E no, niente, appunto, 2 giorni fa, e quindi il 3, c'è stato il derby degli youtuber, che voi vedrete il 15, chiaramente, come sempre, vedrete il video del derby, come vi ho detto nello scorso video. E il giorno del derby, proprio quello reale, e noi l'abbiamo registrato con un pubblico fantastico. Poi vedrete tutto, vi farò vedere tutto quanto alla Salle, Circolo Sportivo La Salle, che appunto ringrazio anche per la grande disponibilità. È stato un bel pomeriggio, se non fosse per il fatto che sullo 0-0. Io non so come, vi ripeto, perché sì, poi mi hanno detto: ma può succedere? Guarda, no, sono caduto veramente in maniera goffa e ho fatto tutto da solo. È successa questa cosa. Però mi avete promesso che non ridevate, eppure voi, dai. No, scherzi a parte. Allora, sì, questa è stata la reazione un po' del pubblico, ma ripeto, anche la mia, se non fosse per il nervosismo iniziale, che forse mi ha portato anche alla caduta, non lo so, perché sapete come funziona quando sei tu a organizzare, devi guardare un po' tutto quello che succede. E se riprovo a cadere in quel modo altre 10 volte non ci riesco, sono sicuro di questo. Quindi niente, sono caduto, mi sono rialzato con enfasi non indifferente. Tra l'altro ho fatto così per 5 minuti col polso perché mi faceva male, no? Quindi ho continuato a giocarci sopra. Gli ultimi 4 minuti del primo tempo mi sono accorto che il mio polso della mano sinistra erano due polsi, cioè sembrava che li avessi uniti. Quindi no, cioè, ho pensato, c'è qual quadra che non cosa. Mi sono andato a sedere in panchina, ho fatto entrare il buon maestro Aitonio al posto mio negli ultimi 4 minuti. Minuti, ho messo subito del ghiaccio nell'intervallo. Nel secondo tempo sono rientrato in campo, ho giocato tutto il secondo tempo, quindi ci ho giocato sopra comunque senza prendere botte fortunatamente. Soltanto che mentre a fine primo tempo ci ho messo il ghiaccio, era gonfio ma non mi faceva male, a fine partita un po' cominciava a fare male e io facevo questa storia qui. Ragazzi, io sono uno youtuber fallito perché mentre gli altri fanno le storie insieme faccio le storie da solo dopo 10 ore. Ci ho rimesso un polso, vedrete tutto domenica 15 aprile per il derby degli youtuber. Più tardi forse uscirà una foto molto carina. Bene, dopo questa storia ho deciso precauzionalmente di andare al pronto soccorso a farmi vedere, anche terrorizzato dal fatto che potessi aspettare anni, perché l'ultima volta che sono entrato in un pronto soccorso ero in codice rosso 5 anni fa per l'incidente che conoscete ormai a memoria. Se non lo conoscete avete il video qui sopra. E ieri sono entrato in codice verde, quindi era un po' più blanda la cosa. Comunque faccio la lastra, vedo, a un certo punto un tizio apre la porta, mi guarda, mi fa: è rotto. Proprio un sguardo triste, no? E io ridevo, cioè dicevo: ah, vabbè, dai. No, io l'ho vissuta molto così, tranquillamente. Non voglio fare né il macio che non sente dolore, né tantomeno la femminuccia. Cioè, faccio me stesso mi dice che Never Give Up non è soltanto il nuovo banner del canale, non è soltanto il mio motto su YouTube, ma il mio motto nella vita, no? Quindi facciamo che non lo dico all'inglese per farlo più figo, lo dico all'italiana: mai mollare, mai arrendersi. Questo è un po' quello che ho fatto al derby degli YouTuber, restando in campo con un polso rotto, e quello che faccio sempre. Quindi dopo 10 operazioni che ho fatto, almeno non dovrò essere operato. Ecco, adesso passiamo a parlare un po' del polso. Cosa è successo? Mi sono rotto, perché sono caduto con tutto il peso del corpo sul polso, mi sono rotto il radio. Che non è la radio dei Marconi, perché Marconi che si rompe la radio fa ride. Il radio, che è un osso. Fortunatamente soltanto il radio, a differenza del buon Justice che saluto, gli ho scritto subito perché lui 2 anni fa si era rotto il polso, se vi ricordate, e quindi lui però aveva avuto una cosa un po' peggiore della mia, perché si era rotto anche l'ulna o ulma o... Vabbè, un altro osso, e se non sbaglio era la frattura scomposta. La mia invece è frattura composta, ciò vuol dire che non va operato, fortunatamente. Devo tenere fino a mercoledì prossimo, vi faccio vedere.
questa cosa qui che non è un gesso. Quindi a Romix voi venerdì, sabato e domenica mi vedrete così. E sarà molto complicato. Cioè tipo una un'asta e poi tutto fasciato fino a mercoledì prossimo. Poi metterò il gesso per un mese. Questo che vuol dire? Che l'ironia della sorte vuole che io sia mancino. E come vedete il braccio è il sinistro. E quindi io sono mancino a scrivere. Cioè, in realtà sono strano, partiamo solo presupposto. Che a tennis gioco con la destra, a calcio so destro. Però scrivo, mangio e faccio altre cose con la mano sinistra. Non pensate male quando dico faccio altre cose. Federica è la mano destra, non vi preoccupate. Ma perché vi siete preoccupati anche di questo, no? E quindi mano sinistra, non posso scrivere. Per il prossimo mese non posso scrivere. È ok che magari alcuni compiti tipo italiano, latino, greco e tutti sia guapelata li posso fare al computer, ma tipo il compito di matematica che avrei proprio oggi, mentre voi vedete il video, io avevo il compito di matematica, non li posso fare, perché come fai a fare un compito di matematica al computer? E quindi questo è un problema. Quindi al di là di questo riesco a fare più o meno tutto con difficoltà, perché voi dite vabbè un polso, sì, però a parte guardate che fasciature mi hanno fatto, mi hanno ingessato momenti finalmente. E poi comunque è molto scomodo, perché ragazzi provate a fare tutto con una mano, non potendo usare l'altra. Cioè se io poco, anche per montare telecamere eccetera, provassi ad usare questa mano qui e quindi a fare pressione o a fare comunque uno sforzo sul polso, mi fa malissimo. Però adesso che siamo arrivati alla fase clou del video, no? Cioè molti di voi mi faranno una domanda, cioè già avrete commentato qua sotto, già me l'avete chiesto in privato, già ve lo starete chiedendo qui. Afe, oggi più che mai, no? Fede, ma la carriera? Ecco, adesso questo è un problema. Questo è un problema vero e proprio. Nel senso che io sicuramente, anche me, cioè nel senso, con calma, forse un video a settimana, però i video ve li posso anche portare. La carriera no. Cioè nel senso, io fino a che non me levo il gesso, come faccio a giocare? È quello il discorso. Vi dice bene che ho registrato già un episodio, però la domanda che vi pongo è: preferite che questo episodio, tra l'altro un super episodio, che era quello dove uscì a Pasquetta ma ho avuto dei problemi con il computer, ve lo carichi lo stesso adesso e poi pausa clamorosa per un mese e torna alla carriera? Si accettano consigli anche qui sotto. Oppure preferite che la carriera la fermo un attimo e la ricominciamo quando starò meglio, cioè quando riavrò quest'altra mano? Perché sinceramente non so come agire in questo momento. Ve l'ho detto, per il resto è difficile, però è possibile fare altre cose. Ad esempio a Romix farò come sempre l'after movie, sarà più complicato ma potrò farlo perché ho questa mano, poi lo posso montare tranquillamente, ho il mouse, mano destra, se può fare. Il derby degli youtuber che uscirà domenica prossima il 15 si può fare, già registrato, ok. La scuola fa schifo, sarà brutto vedermi che sembro Robocop, però si può fare. E quindi non so, la carriera è un problema. Detto questo ragazzi, fatemi sapere cosa come muovermi. Che calza a pennello, vedo come muovermi. Siamo arrivati alla fine di questo video. Io non so se chiedervi like in realtà, perché mettere like a questo video dovrebbe dire che dai, ti sei rotto l'osso. Tanto later mette dislike lo stesso, e se mette dislike però vuol dire che in fondo mi vuole bene, perché non è contento che mi sono rotto. Vabbè, comunque ragazzi, se non siete già, comunque iscrivetevi al canale, sì, un like lasciatelo lo stesso, che fa sempre bene, fa sempre morale. Noi a questo punto ci vediamo a Romix venerdì, sabato e domenica come posso. Detto questo ragazzi, il video è finito, noi ci vediamo appunto sicuramente martedì o lunedì con l'after movie del Romix. Gli altri video vediamo un attimo come muoverci, perché oggi che esce questo è giovedì, quindi ok. Poi sicuramente uscirà la scuola fa schifo, sicuramente uscirà il derby, e poi lo scopriremo solo vivendo. Bella raga.